questa cosa dell'unboxing mi sta sfuggendo di mano. E oggi qui ho un unboxing mega, giga, super, extra, galattico. E se pensavate fosse finito qua, vi sbagliate. Perché abbiamo anche questo! Credo che sia l'ora di pulire questo ufficio. Molto bene, apriamolo da terra perché qui se no c'è da farsi male. Che cosa c'è qua dentro? Adesso lo scoprirete. Perché qui dentro c'è qualcosa di atomico, una vera e propria astronave. E con questo video inizia ufficialmente la collaborazione con AK Informatica. Probabilmente se seguite altri youtuber o altri streamer li conoscerete già. AK è un'azienda leader in Italia nel settore della vendita di hardware tech, sia per il gaming sia per il lavoro. E tra l'altro sono anche molto attivi nel mondo degli sports. Ad esempio, se avete visto alcune delle gare virtuali fatte da pilotoni di livello mondiale durante il primo lockdown, probabilmente vi ricorderete la presenza del logo AK Informatica. Ora, che cosa c'è qui dentro? Ci sono due prodotti spaziali che mi sono stati inviati da MSI attraverso AK e contestualizziamo un attimo. Poche settimane fa avete visto un unboxing in cui vi facevo vedere della nuova attrezzatura video. Ecco, questo è un punto fondamentale del mio lavoro, perché voi siete abituati a vedere i video, cioè il risultato, ma non vedete tutto quello che c'è dietro. Non solo il lavoro, ma soprattutto gli strumenti del lavoro. E con la produzione video che sta aumentando, la qualità video che sta aumentando, la mole di lavoro che sta aumentando. E non solo, anche i videogame con i quali faccio le dirette su Twitch stanno aumentando di qualità. Periodicamente mi serve rinnovare tutto l'hardware che vedete. Tra l'altro io non pensavo che così tanti di voi mi seguissero anche sul canale di gaming. Invece stiamo facendo dei numeri pazzeschi. Quindi se non siete ancora iscritti al canale di gaming, andate immediatamente a iscrivervi e guardate i video vecchi, perché probabilmente vi siete persi delle perle. Io che insulto tutti su iRacing, cappottoni atomici, esplosioni nucleari, rimonte della vita. Bene, detto questo, qui dentro abbiamo due cose atomiche. Qui c'è il pezzo da 90. Qui c'è anche un pezzo da 90, però meno astronavico. Quindi partiamo da questo qua. Che bello aprire i pacchi. Soprattutto quando sai che dentro c'è qualcosa di figoso. Ha! È davvero complicato. Diciamo che mi servirà un ufficio nuovo con un tavolo più grande, perché rischio di far danno. Qui sotto c'è questo. Oh yeah! Che figo sto monitor! Adesso vi spiego il perché. Io so già quanto è figo, perché è esattamente come quei tre lì che ho sulla postazione. E per il gaming fa spavento. E voilà! Appena l'avrò acceso vi spiegherò perché questo monitor è una figata. Piano, 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 piano. Piano raga, che questo costa un po' di soldi. Ma se anziché togliere la scatola io lo sfilo direttamente dalla scatola? Sì, credo che sia un'idea migliore. Ok, ce la possiamo fare. È una manovra un po' complicata. Già solo ad afferrarlo è cattivissimo. Non ci sta nell'inquadratura. Allora, facciamo così. Piano, 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 piano. Piano, 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 piano. Oh mio Dio, qui si esagera. Qui si esagera. Ma che figata! Raga, ma quanto è figo! Sì, se non l'aveste capito, questo è un computer fuori di testa. Cioè, non solo per la forma, che sembra veramente la testa di un alien, ma per tutto quello che c'è dentro. Adesso lo collego, lo accendo e vi racconto che cosa frulla dentro questa astronave. Guardate che bello, col draghetto qua davanti. Adesso scoprirete a che cosa serve questo, perché andiamo per gradi. Questo computer della MSI si chiama Meg Aegis T5. Io lo dico in italiano, potete dirlo TI5, insomma. Se lo scriviamo, eccolo qua. La cosa che subito salta all'occhio è il design ultra esclusivo. Con un oggetto del genere non sia più un semplice computer, ma sia un oggetto da arredamento. Qualcosa di bello da vedere, qualcosa di figo. Non soltanto per le varie combinazioni di luci che possono essere modificate, adesso vedremo come, ma proprio per la forma in sé del case. Cioè non siamo abituati a vedere un oggetto simile e dire quello è un computer.
Ma vediamo subito la cosa più importante alla fine per un computer, cioè quello che c'è qua dentro. Partiamo col dire che ci sono varie configurazioni disponibili, quindi probabilmente nel link che ho messo qui sotto in descrizione, dove potete trovare tutte le info, troverete una configurazione diversa rispetto a quello che ha qui. Io qui ho una vera e propria macchina da guerra. Processore Intel i9-10900K, scheda video GeForce Nvidia RTX 3080, 128 GB di RAM, una cifra di spazio di archiviazione e un sistema di dissipazione Silent Storm Cooling 4, che è composto da 4 camere separate all'interno del computer, studiate per una migliore ventilazione. Per quanto riguarda il monitor invece, e tra poco vi spiegherò quella manopola lì davanti perché ha tutta un'altra serie di funzioni che non vi ho fatto vedere, il monitor è esattamente questo modello che vi ho scritto qui sotto, della serie MAG, e ha un pannello Rapid IPS Quantum Dot con una ottima copertura colore e di 27 pollici, ma soprattutto, e adesso vi spiegherò perché, le caratteristiche chiave sono che ha un tempo di refresh di 165 Hz, e adesso capirete che cosa vuol dire, e un tempo di risposta di 1 millisecondo. Il tempo di risposta indica quanto tempo impiega ogni pixel a passare da una scala di grigi all'altra. Questo cosa comporta? Che più questo tempo è basso, più i pixel riescono a cambiare velocemente, più l'immagine che vediamo sullo schermo cambia velocemente e più diventa nitida e definita. Se questo tempo invece è alto, succede che i pixel sono lenti a cambiare, quindi quando abbiamo qualcosa che si muove velocemente nell'immagine lascia una specie di scia, che per i gamer vedere tutto nitido è fondamentale. I 165 Hz invece significano che può arrivare a farvi vedere fino a 165 fotogrammi al secondo. Questo significa che quello che noi vediamo è molto più fluido. Questo, per i simulatori di guida ad esempio, per me è ancora più importante, perché guidare su un qualcosa che non è fluido, dopo un po' ti vorresti strappare gli occhi perché è proprio brutto da vedere. Qui invece, quando è tutto super fluido, diventa molto più realistico guidare. Inoltre ha un angolo di visione di 178 gradi, che è una cosa molto importante. Questo significa che, anche se lo guardi da di lato, da sopra o da sotto, riesci a vedere bene l'immagine. Cosa che invece con tanti monitor, come ad esempio alcuni di quelli che ho, non succede, come potete vedere da questa ripresa. Vedete come negli altri monitor che ho, quando mi sposto di lato, non si vede più niente. La risoluzione più alta del Full HD, infatti, è 2560x1440 e ha tutta un'altra serie di caratteristiche come l'HDR, la tecnologia Night Vision, eccetera, eccetera. Insomma, le potete vedere sul sito ufficiale, ho lasciato il link qui sotto. Per quanto riguarda invece anche il video editing o le dirette su Twitch che io faccio, la figata di questo monitor, vedete, è che si può alzare su e giù e soprattutto può essere messo in verticale. Senza stare a svitare, fare cose, c'ha il suo sistema lì dietro. Ora vi voglio raccontare che cos'è questa manopola qui davanti. Quella che vedete qui, con questo draghetto che sta sempre lì a salutarvi, è un comando che può essere configurato dal software, che praticamente ci consente di fare tutta una serie di cose. Ora, se noi lo schiacciamo, compare subito l'impostazione della luce, quindi noi, schiacciando ulteriormente, possiamo cambiare l'animazione delle luci. Se clicchiamo su monitor, ci fa da monitor, nel senso ci fa vedere il monitoraggio dei parametri che noi scegliamo di voler vedere. Possiamo regolare il volume, alzare o abbassare il volume. Possiamo cambiare musica. Possiamo cambiare settaggi hardware, quindi possiamo creare come le mappe, no? Le mappe che mettiamo sulla moto racing. Stessa roba qui sopra, mettiamo delle varie mappe a seconda di che cosa stiamo facendo, cioè se stiamo lavorando su Word per scrivere qualcosa o se stiamo giocando all'ultimo videogame appena uscito a cannone, quindi vogliamo il massimo delle prestazioni, stessa cosa. Oppure possiamo impostare l'avvio rapido di alcune app, come ad esempio videogame. Quindi noi ci carichiamo i nostri 3 giochi preferiti, ci mettiamo, che ne so, Assetto Corsa, Call of Duty o quello che vogliamo, cliccando qui, scegliamo il gioco, boom, e lui lo avvia direttamente. Tutte queste funzioni le potete impostare e completamente personalizzare dall'app Dragon Center, in cui una delle cose che mi piace tantissimo è che potete regolare come vi pare le animazioni delle luci del vostro computer. Non solo potete cambiare l'animazione, la frequenza, i colori, ma ci sono anche alcuni settaggi fighi, come quello per cui il computer cambia colore in base alla temperatura del processore. Ad esempio possiamo impostare che più il processore si scalda e più il computer diventa rosso. Tra l'altro nel periodo in cui ho caricato questo video c'è una promo molto interessante sui prodotti della serie Aegis, per la quale in regalo vi arrivano anche la sedia, il monitor e le casse Bluetooth. Quindi qua in descrizione ho lasciato tutti i link per avere maggiori informazioni e scoprire un po' questi prodotti e vedere anche la promozione.
Tornando invece a noi, questa macchina uno la immagina per il gaming. Infatti sicuramente con una RTX 3080 installata sopra posso far girare i videogame a una velocità stellare. Infatti se andiamo a vedere ad esempio i benchmark, ora voi mi seguite per i motori, magari non sapete alcune delle cose che sto dicendo, io vi ricordo che sono ingegnere informatico, quindi per me sono cose abbastanza base, però per voi magari no. Il benchmark è una sorta di test, possiamo chiamarlo, che va a misurare la potenza del componente su vari tipi di applicazioni. Volgarmente possiamo dire, è una sorta di banco prova? Ecco, se noi guardiamo il benchmark solo della scheda video, va quasi il doppio della scheda video che ho sul computer da lavoro con cui monto tutti i miei video. E se invece guardiamo il benchmark del processore, anche quello va quasi il doppio di quello che ho sul computer da lavoro. Quindi io credo proprio che questo computerino qui lo userò tantissimo per montare video. Oltre che per giocare, cioè quando lo uso per giocare lo usiamo per montare video. Dato che Matteo, il mio videomaker, viene sempre qui a casa a montare, uno monterà sulla postazione lì e uno monterà su questa astronave spaziale. Questo computer ce l'avrò a disposizione per un po' di tempo in attesa della workstation da lavoro che stiamo assemblando, che sarà, ecco, se questa è il Millennium Falcon, la workstation da lavoro che stiamo assemblando sarà l'incrociatore stellare dell'imperatore Palpatine, una roba atomica che presto scoprirete. Io intanto ringrazio tantissimo MSI per avermi fornito questa attrezzatura meravigliosa, ringrazio K Informatica per la collaborazione, ho lasciato qui sotto i link dei monitor e del computer e spero che vi piaccia anche questa serie di video in cui vi faccio vedere un po' il dietro le quinte del mio ufficio, vi faccio vedere qualcosa di un po' tech, cosa che a me appassiona tantissimo, essendo nerd, essendo laureato in ingegneria informatica, quindi la mia formazione quanto di più nerd possa esistere. Ecco, se siete appassionati di tecnologia o nerd, scrivetemi qui sotto nei commenti qualcosa che mi faccia capire esattamente quanto, come e perché anche a voi appassionano questo genere di cose spaziali.